Ci sarà un video che ci permetterà appunto di sapere qual è la città italiana dei giovani 2024. Chi dedica questa vittoria e questo riconoscimento? Ai giovani che si sono cimentati nella redazione di questo dossier, anche perché, come dicevo prima, io non ho alcun merito. Ci hanno lavorato l'assessore alle politiche giovanili, ci ha lavorato il coordinatore Antonio Candele, ci hanno lavorato 500 giovani della nostra città. Stamattina l'abbiamo chiesto le emozioni prima di sapere il verdetto, adesso lo sappiamo, quali sono le sue emozioni? Una gioia infinita, non me l'aspettavo. Noi credevamo tantissimo nella qualità del nostro progetto, ma nelle competizioni i fattori possono essere tanti. Consentitemi di dedicare questa vittoria a mia madre e a mia figlia. Bellissimo, davvero bellissimo, felice per i ragazzi che sono venuti, per il lavoro fatto, per aver dimostrato che è possibile anche da noi fare delle cose. Beh, il senso di questa giornata intanto è il riconoscimento alle 5 città che si sono candidate, o meglio che sono state selezionate, perché di candidati ce ne sono 17, ma quello che a noi interessa non è tanto il premio che viene consegnato oggi, quanto il lavoro che da oggi deve essere realizzato e sviluppato non soltanto nella città vincitrice, ma anche nelle altre 4 e possibilmente anche nelle altre 13 che hanno partecipato a questa competizione.